Sì, per ringraziare l'assessorato di questa proposta che obiettivamente migliora l'intento della proposta originale 47-2018 e sicuramente anche per rispondere al consigliere Pelonzi, in commissione noi eravamo favorevoli a estendere le vie oggetto di tutela, come è stato fatto per Pontevedio, purtroppo, però gli emendamenti erano formulati in maniera tale da non poter essere ammissibili. Quindi, perché andavano a modificare direttamente la delibera e non la proposta di delibera. Quindi, per come erano formulati, non sono stati dichiarati inammissibili. Questo è un piccolo appunto. Sull'altra cosa che diceva il consigliere Pelonzi, sulla sofferenza del commercio, non è che siamo in sofferenza nel commercio solo a Roma o solo in Italia, un momento economico che impatta tutte le attività, sicuramente quelle commerciali non sono da meno, non sono escluse da questa considerazione, però noi riteniamo che questa delibera vada, e soprattutto in quella formulazione degli arredi, vada a salvaguardare delle categorie che in qualche modo oggi a causa di interpretazioni errate, e questo lo dicono le sentenze del TAR del Consiglio di Stato, del MISE, hanno vessato una particolare categoria del commercio alimentare. E in questo caso questa correzione era doverosa perché non esistono figli e figliastri. È vero che c'è un vulnus legislativo e quindi anche, secondo noi, il governo dovrà entrare nel merito della discriminazione, della definizione di cos'è consumo sul posto e cosa sono le somministrazioni, proprio per evitare e ridurre al minimo possibile l'interpretazione che ci può essere sia da parte degli agenti, da parte del Comune di Roma che da parte della Regione, in merito delle categorie che vanno tutte tutelate, perché il commercio è una parte importante delle attività produttive di questa città che alimenta la città stessa. I servizi sono alimentati anche dalle entrate del commercio, quindi dovremmo riflettere su questo, perché le circolari non possono sicuramente entrare troppo nel merito, altrimenti rischiano di fare lo stesso errore che ha fatto il MISE quando ha interpretato la legge Bersani sulle liberalizzazioni, andando a introdurre dei criteri di dettaglio che non erano assolutamente Consigliere, le scritti chiedo nella di legge. andare. Grazie. Grazie.